Hey Cooch, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Platino Extreme. Avrete ben capito oramai che sono intenzionato a finire la serie, dato che essendo questo l'episodio 17, incluso questo mancheranno 2-3 episodi al massimo, quindi direi di non perdere tempo. Il box, vabbè, comunque sia, eccolo qua. L'ultima volta abbiamo catturato Giratina, chiamato Draco per il motivo che ho spiegato appunto nell'altro video. Dobbiamo volare ad Arenipoli ora e vincere la medaglia di Arenipoli. E visto che sarà solo la sfida in palestra, credo che mi dirigerò... Wow, la squadra è devastata. Credo che mi dirigerò con molto piacere verso la via Vittoria. Comunque sia, Saidonia non lo porto in via Vittoria, perché non ricordo se qui ci vuole spaccaroccia o forza. Tecniche che ha solo purtroppo la slave delle MN, quindi... Insomma, poi alla Lega lo riprendo comunque sia, quindi non c'è problema. La squadra, ho deciso che per questa palestra non l'alleno, ma la allenerò tutta uniformemente a livello 85 prima di affrontare la Lega. Ho già calcolato che mi ci vorranno 10, tra le 10 e le 20 ore più o meno, un numero preciso non posso fornirlo perché dipende anche dai Pokémon che trovo, ma essendo che l'alleno la squadra con i Pokémon vicino alla via Vittoria, insomma, capite che posso, insomma, avere un boost di esperienza più alto. Wow! Non ci credo, per tutto questo tempo Terror Pan è stato qui! Che bello! Che bello! Che bello! Andiamo alla Lega con Dusknoir! Io nello scorso, no, nell'episodio 15, quello dove appunto vado sul Vettalancia, ho tagliato tantissimo, ho velocizzato anche alcune parti perché ho perso tipo mezz'ora buona a cercare gli strumenti per trovare Terror Panno, e ora me lo ritrovo qui che non avevo mai preso quella bolla nell'erba e c'era Terror Panno fin dall'inizio. Che poi tra l'altro volevo prendere Miss Magius, no? Però ho detto, sai... Dusclops è una forma evoluta, Miss Magius non è sicuro che io trovi Neropietra. Prendiamo un Pokémon che comunque sia ha una base stat più alta e quindi insomma più forte. Poi mi piace l'attacco fisico, sì, Miss Magius aveva l'attacco speciale, ma io non è che guardo proprio... Quando faccio queste run così non sto a guardare attacco speciale, fisico o altre cavolate, io vado con i Pokémon che più mi piacciono e Pokémon che comunque sia non ho mai usato. Ecco, qui abbiamo Pokémon di livello 40 selvatici, molto utili ai fini dell'allenamento che voglio fare, però più andiamo vicino alla via Vittoria, più i Pokémon diventano forti. E mi sa che prima della via Vittoria posso allenarli solo... posso allenarli giusto lì all'entrata per non addentrarmi. Un altro Terror Panno! Non ci credo, due! Ma non è possibile! Ok, sono bianco cadaverico, ma è perché è la cam che non mette bene a fuoco... No, l'unica cosa è che mi ha fatto rosso il naso rosso, l'unico miglioramento, quindi ho detto ok, lasciamo perdere. Mi fa il naso rosso, non so perché. Praticamente io potrei skippare tutto. Oh, la prima caram rara del gioco! La prima caramella rara del gioco, accidenti a voi! Ebbene, siamo arrivati da Arenipoli, ma attenzione, c'è un losco figuro che ci accoglie. Oh, amico allenatore! No, quindi è amico. Nonostante la tua squadra di Pokémon sia chiusa nella Pokéball, riesco comunque a percepirne la forza. Oh, scusa, che sbadato. Mi devo presentare e mi chiamo Vulcano. Sono uno dei Super 4 della Lega Pokémon. Stavo pensando a una cosa e tu capiti proprio a fagiolo. Si tratta del capo palestra di questa città. Ha decisamente perso il suo entusiasmo perché ultimamente ci sono stati pochi ispiranti che valesse la pena affrontare. Si annoia così tanto che passa il tempo a ristrutturare la palestra. Poi c'è stato il blackout che di certo non l'ha aiutato a star su di morale. Sai dove voglio arrivare con questo discorso, vero? Vorrei che tu gli concedessi una lotta tanto infuocata che possa riaccendere la sua passione per gli scontri. Conto su di te. In gamba. Ma anche in braccio. Ecco la palestra, ragazzi, ci siamo. Ehi, ciao, non è ancora tornato.
Quando arriva sai già quello che devi fare. Ah, ok, quindi non è qui al faro? Cioè, penso, non ricordo di preciso. È qua sopra al faro. E così tu sei il prossimo aspirante della palestra di Arenipoli. Ok, ho deciso. Se scopro che sei debole, sfiderò la Lega Pokémon. Ho finito con la ristrutturazione della palestra, quindi posso andarmene. Ora più che mai desidero fare delle lotte che mi facciano di nuovo fremere. In qualità di più grande capopalestra della regione di Sinnoh, darò libero sfogo alla mia potenza. E si scoprì che la sua squadra era composta da baby Pokémon. Ora possiamo sfidare la palestra senza remore. Sì, finalmente è tornato. Va bene. Sì. Ciao. E vattene. Oh. Perfetto, cominciamo con questo puzzle. Noiosissimo. E non ricordo mai come cavolo si faccia. Eccolo. Vai con la prima sfida. Ah, ma davanti ho Simian. Ah. 71 denti ursa. Nani. Però insomma, ce la faccio a sconfiggerlo con tipo lotta, ma... What? Devo allenarli seriamente. Ok, e dunque cominciamo. Allora, ok, questo si fa così. Poi si va qui. Si sale. Si deve per forza battere questo. Ecco qua. Quindi ora qui si può passare tranquillamente. Andiamo di qua. Ok, questo dovrebbe essere leggermente più complicata, ma non troppo. Ok, no, dovevo... ho sbagliato. Ecco, così è giusto. Bene, ora si va qui e si scende affrontando per forza questa tipa. Poi andiamo qui sopra, passiamo, perfetto. Un altro allenatore. Ok, ora qui si fa così. E se non sbaglio si va qui. Poi devo scendere. Ok, ora si fa un giro. E se non sbaglio, perché non sbaglio, ecco infatti. Semplice, pronti. E va bene, sfidante. Non capita spesso, ma alcuni allenatori decidono di venire a sfidarmi. Si tratta di lotte noiose, neanche una goccia di sudore per batterli. Io sono Corrado, il capo palestra. Si dice che io sia il capo palestra migliore della regione di Sinnoh. Ma adesso dobbiamo darci da fare. Spero che tu sia l'allenatore che mi ricorderà quanto è divertente lottare. Forza allora, Scarlet! E no. E vai così allora. Postantler! Beh, non male, ma sai, ho zuffa. Il tuo prepotenza, maledetto? Hai prepotenza? Allora guarda un po' che faccio io. Attacco X. Così l'attacco torna normale. Esplosiva fallisce. E vai con zuffa! Questo è ora. Kenshiro ha infuso la sua forza in Simian per far battere Stunter. Ok, grande. E uno è andato. Anche se non credo che Kenshiro, dopo aver fatto la sua tecnica dei 100 colpi di Okuto, avesse la difesa più bassa, però... Abbiamo un Teddy Ursa? Beh, ho detto che forse aveva baby Pokémon, eh? Teddy Ursa è uno starter, ma... Insomma, non è proprio baby. Per starter si può intendere anche un Pokémon di livello base, che però ha un'evoluzione, almeno una. Dunque, siamo a meno 2 di difesa e di difesa speciale. Speriamo che il prossimo Pokémon è Hariyama. Hariyama, non ho mosse per contrastarlo. Ora, attacco X è svanito perché ho cambiato Pokémon.
Però era comunque sia un attacco normale, quindi vado un attimo di danza spada, lui fa resistenza ed è perfetto così. Almeno aumento l'attacco e vado di retromarcia? No. Potrei fare un'altra danza spada. Ora lui attacca. Che fa? Vita al tiro? Vita al tiro. Contropiede. Allora scusami. Un'altra danzella. Perfetto. Tre danza spada. Sicuramente resiste a un attacco, che sia retromarcia o forbice X o notte spersa. Dovrei insegnare terremoto Smirnoff, ma mi sembra di non averla mai trovata ancora. Vediamo un po', con tre danzelle resiste un bel po'. Zuffa. Non è molto efficace, ma fa il suo danno, dato che Ariyama è al 72. Ok, difesa calata. Sulla tua squadra siete forti, ma vi daremo filo da torcere. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo, ora prende un bel dannetto perché gli è calata la difesa. Ok, niente brutto colpo. Va bene, ora la sua difesa praticamente è a meno 2, così come quella speciale. Penso che un attacco di Luxray possa mandarlo via. Se fa ricarica totale o iperpozione, una delle due, non importa, potrei comunque sia farlo fuori con due colpi, quindi bye bye. Prepotenza che fa cadere l'attacco. Questo Ariyama non ha più nulla. Ha fatto la ricarica, cosa che mi aspettavo, come ho detto appunto. Vediamo un po' Fulmindenti. Vorrei provare anche scarica, anche se l'attacco speciale Duce non è che sia al top, eh. Non voglio rischiare. Vado Fulmindenti, visto che gli ha tolto più della metà. Se toglieva meno della metà, allora prima cosa mi meravigliavo. E seconda facevo scarica, per vedere appunto quanto poteva essere diverso l'hit ratio. Vediamo un po', Silcoon. No, come ultimo Pokémon Silcoon? Sì! È l'ultimo Pokémon! Wow! Ecco qui, il mio asso nella mano! Va bene, se lo sei convinto. Oioi, oioi, chissà come andrà la Lega Pokémon. Beh, il Pokémon più forte di Camilla, che poi è la campionessa, è Milotic al 63. E quindi dovrebbe stare intorno al 96. Se io ho aumentato del 50% la potenza, quindi degli avversari, quindi dovrebbe essere al 93. Al 96, scusatemi, al 90. No, aspetta. 93, 95. 94, 95 più o meno. E se la ride. È stato l'incontro più divertente che abbia fatto da non so più quando. Mi ha anche creato un po' di trepidazione pensare che tu e la tua squadra lotterete per diventare più forti. Questa è la tua ottava medaglia, te la sei meritata. Con questa medaglia posso usare cascata anche quando non sto lottando. È la chiave per raggiungere la Lega Pokémon. Inoltre, poiché hai raccolto tutte e 8 le medaglie, qualsiasi Pokémon ti obbedirà senza esitazione. Tieni, voglio che tu abbia questo. Contiene la mossa agilità. Può aumentare l'attacco speciale. Non è vero. E vai così! Abbiamo raccolto tutte e 8 le medaglie della regione di Sinnoh. L'unica cosa che ci rimane da fare è la Lega Pokémon. Ovviamente dopo aver superato Via Vittoria. Però, prima di uscire da questa palestra, c'è un'ultima cosa da fare. No, meglio, dopo essere usciti da questa palestra, prima di andarci a curare i Pokémon, c'è una cosa che voglio fare. C'è questa ragazza qui che, se vi ricordate, se voi siete più, siete dei veterani di Pokémon, l'avrete sicuramente riconosciuta. Ma c'è Johnny che ci interrompe. Ehi Link, ma che? Hai ottenuto tutte e 8 le medaglie della regione di Sinnoh? Ah, tu, ah, non è giusto quanto ti invidio. Ma non cantare vittoria troppo presto, perché io diventerò l'allenatore più forte di tutti. Aspetta e vedrai. Prima avevo un sogno, volevo diventare come mio padre. Ora è cambiato tutto. Ho capito cosa significa essere davvero un allenatore e mi sono reso conto dell'importanza dei Pokémon. Diventeremo sempre più forti ogni giorno che passa. Non ho intenzione di sfidarti adesso. Odio ammetterlo, ma ora come ora sei più forte di me. Però non così tanto, solo un pochino. Tra me e te ci sarà un centimetro di differenza. Ma che dico, un millimetro?
Quello che sto cercando di dire è che raggiungere il tuo livello in men che non si dica. Se non raggiungi la Lega Pokémon in fretta, ti farò mangiare la polvere. Ah, era un tuo amico quello? Devo dire che sembrate davvero molto uniti. Sono felice per voi. Non è come sembra. Deve essere meraviglioso avere un amico così. Una persona con cui condividere qualsiasi cosa in ogni momento. Una persona con cui confrontarsi senza litigare. Partendovi ho provato una meravigliosa sensazione. Ti sembrerà strano, ma vorrei regalarti questo per ringraziarti. Non è molto, ma... MN07 è per noi! E abbiamo anche MN07, continua la mossa cascata. Se la usi per raggiungere la Lega Pokémon. Io... non sono bravo con le parole. Ad ogni modo, buona fortuna! Tutto qui? Voleva diventare più forte, ha incontrato vari tipi di Pokémon di persone diverse e si sentiva felice. Perfetto allora. Io direi che l'episodio può concludersi qui allora. Nel prossimo... Allora, io intanto mi avvicino alla Lega Pokémon. Non dovrebbero esserci problemi a sfidare gli allenatori. Sarà un video un po' più lungo degli altri, forse anche da 40 minuti. Dato che le lotte contro Super 4, insomma, non è che siano proprio pizza e fichi, eh. Sono piuttosto difficili. Quindi io inizio l'allenamento. Come ho detto, ci vorranno una decina di ore più o meno. Però non ho nessun Pokémon con cui fare surf, quindi devo tornare al centro Pokémon. Ma ad ogni modo, Kuji, questo video termina qui. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate sempre il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, che verranno poi pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!